Ciao a tutti da Bottitta con 4P. Oggi vi insegno a fare dei biscotti buonissimi. Biscotti ripieni con Nutella e marmellata. Iniziamo subito, semplicissimi. Allora, mescolate 80 g di zucchero con 100 g di burro. Tutto va mescolato con le mani. Molto semplice, burro, ricordate, a temperatura ambiente. Ecco questo. Ben amalgamato, guardate. A questo punto ci sbattiamo nuovo. E continuiamo a mescolare sempre con le mani. A questo punto 220 grammi di farina. E continuiamo a mescolare. Come potete vedere, questa ricetta è veramente facile, è anche semplice da fare e in pochi minuti avrete già pronto un impasto che in un'oretta in frigo vi darà dei biscotti veramente buonissimi, veramente buonissimi. Ecco qua, a questo punto qui, quasi a metà dell'impasto, gli mettiamo una bustina di vanillina. E allo stesso tempo gli mettiamo un cucchiaino di lievito istantaneo per dolci. Un bel cucchiaino di lievito istantaneo per dolci. E continuiamo sempre a fare l'impasto. Ecco qui. Guardate che l'impasto come diventa bello. Qua un pochino lo mescoliamo bene con le dita. Amalgamiamo tutti gli ingredienti e formiamo una bella palla. Ecco questo. Semplice, veloce. Pochi minuti e l'impasto è già pronto. Pellicola. Avvolgiamo bene la pellicola. Mettiamo per un'ora in frigo o in abbattitore. Bene, a questo punto è passata l'ora, togliamo dal frigo e abbiamo questa bella palla pronta. Mettiamo, spolveriamo un pochino di farina sul tavolo e praticamente ci prepariamo a stendere la pasta. Guardate com'è bella questa pasta qui, semplice da fare, semplicissima da fare per fare dei biscotti buonissimi. E cominciamo a stenderla. Ecco qui.
A questo punto delle fettine così. Ok? E ci aiutiamo con due cucchiaini. Per farcirle. In questo caso facciamo con della marmellata. Mettiamo un po' di marmellata. Poi con un'altra strisciolina. Che andiamo ad adagiare sopra le parti. Pigiando con le dita sempre in modo da fare questo, tenere il ripieno sempre che fuoriesca l'aria. E qui. Poi con delle formine ricaviamo il disegno che più ci è consono. In questo caso possiamo fare delle stelle con la marmellata. Facciamo delle stelle. Ecco qui. E l'impasto che rimane lo continuiamo ad impastare tutto. Andiamo sempre ad impastare in modo tale che rimanga sempre morbido. Andiamo ad impastare. Ecco qui. Allora, per la carta forno possiamo la teglia con la carta forno la passiamo sotto l'acqua e la mettiamo sulla nostra teglia. Le stelline, infatti, le prendiamo e le mettiamo un pochino, le sistemiamo con le mani. Se riesce qualcosina non fa niente. Qui. E le mettiamo nella nostra teglia. Se facciamo dei bigusto, cerchiamo di fare delle forme diverse. In questo caso, adesso facciamo un'altra. Sempre tagliamo delle striscioline, ecco qui, delle belle striscioline, dove andremo a mettere un po' di Nutella. Anche questa è la stessa distanza di uno dall'altro, che andiamo sempre a ricoprire con la nostra pasta. Sempre facciamo le stesse forme. Allora, questi con la Nutella facciamo dei cuoricini con le mani, premiamo nei bordi, mi raccomando, e abbiamo realizzato i nostri cuoricini con la... e continuiamo così e avremo tutti i nostri biscotti pronti. Mettiamo sempre i cuoricini. Allora, una raccomandazione importante è il forno a 180 gradi statico. Vedete qui la forma, cuoricino, Nutella. Cuoricino,
Un po' i bordi e li sistemiamo. Bene, a questo punto la nostra teglia è pronta. Informiamo a 180 gradi per circa un quarto d'ora. Comunque ricordatevi di tenerle sempre controllate, ok? Bene, a questo punto, dopo un quarto d'ora e 20 minuti, abbiamo sfornato i nostri bellissimi biscotti, dei cuoricini e delle stelle. Adesso sono un po' raccomandazione importante, bisogna mettere lo zucchero a velo, però che siano freddi, che non siano troppo caldi, perché lo zucchero a velo, se sono troppo caldi, si scioglie. Quindi adesso che sono abbastanza freddi possiamo provvedere a mettere lo zucchero a velo. Ancora sono un po' tiepidi, ma va bene lo stesso, sempre con un colino. E vediamoci con il colino. Possiamo prendere un bel piatto, in questo caso c'è questo piatto qui, dove andiamo a sistemare i biscottini. Ecco qui, piatto realizzato, biscottini semplici, facili da fare per tutti quanti. A questo punto vi saluto, un grande abbraccio da Bottita con 4P. Ciao!